Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Buongiorno, buona domenica e benvenuti a ETG. È con un altro grave fatto di sangue che si apre il telegiornale di oggi, ancora una volta nella zona di Piazza 20 Settembre, in particolare stiamo parlando oggi del Parco della Montagnola, lato Pincio, quindi lato Piazza 20 Settembre, dove ancora una volta una rissa tra spacciatori nordafricani ha provocato feriti gravi, una rissa tra di loro. La Montagnola di Bologna, appunto, di nuovo teatro di violenza. In mezzo ai passanti si sono affrontate a colpi di macete le due bande di tunisini ed egiziani per il controllo dello spaccio di stupefacenti. Un egiziano colpito ad un braccio ha rischiato l'amputazione di una mano. Un altro egiziano, accoltellato ad una gamba, ha riportato una grave ferita. Vediamo il servizio di Riccardo Borsari. Aggressione ieri sera, colpi di macete alla Montagnola. Un egiziano colpito ad un braccio da un gruppo di tunisini ha rischiato l'amputazione di una mano. Il suo amico è stato colpito ad una gamba. Sono stati trasportati all'ospedale maggiore. Il primo ha una prognosi di 15 giorni, il secondo di 30. Ferito in modo lieve anche uno dei tunisini. Non sono noti i motivi dell'aggressione, ma si tratta probabilmente di una sorta di spedizione punitiva per il controllo del territorio per lo spaccio di stupefacenti. La polizia sta tentando di chiarire la vicenda grazie anche alle testimonianze delle persone che ieri sera si trovavano nel parco. Erano da poco passate le 21 di ieri quando è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenute diverse volanti con anche agenti della squadra mobile e ambulanze del 118. Il tunisino di 34 anni, già aggravato da precedenti di polizia per reati contro la persona in materia di stupefacenti, riconosciuto con certezza come uno degli aggressori, è stato denunciato. Ovviamente vi daremo aggiornamenti qualora vi fossero sviluppi nella vicenda. Passiamo adesso all'ampia pagina politica. La presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, Irene Priolo, lancia a Bologna la sua campagna elettorale alle prossime regionali al fianco del candidato presidente del centrosinistra Michele De Pascale. Ieri sera a una cena a Bologna c'era per noi Giuseppe Pilloni. Irene Priolo, apertura ufficiale della sua campagna elettorale, qui a fianco del candidato presidente De Pascale. L'obiettivo è vincere le elezioni, naturalmente. Beh, l'obiettivo è quello, però è farlo dimostrando che si può vincere anche lavorando giorno dopo giorno insieme a Michele. Da qui manca più o meno un mese al 17 di novembre, non ci fermeremo e lavoreremo senza sosta. Quali sono i temi su cui punta? Ma ovviamente abbiamo un tema che ci accomuna, che è quello della difesa del nostro territorio, e sicuramente da qui partiremo, ma ce ne sono tanti altri, perché la nostra è una regione forte ma deve affrontare nuove sfide, e quindi a partire dalla sanità pubblica sicuramente, ma anche un nuovo welfare a disposizione delle nostre imprese, dei nostri giovani e dei nostri cittadini. De Pascale, anche lei qui all'apertura della campagna di Irene Priolo, le sue sensazioni in questa campagna elettorale? Beh, io ho avuto il piacere e il privilegio di lavorare con Irene in questi anni da sindaco, abbiamo vissuto insieme anche le fasi difficilissime di questo anno e mezzo, l'ho vista in ogni luogo della regione dove ci fosse un problema, non solo dove si prendevano gli applausi ma anche dove si andava a affrontare il dramma e la difficoltà, e quindi oggi è un piacere essere al suo fianco al lancio della campagna elettorale. La nostra è una squadra vera, reale, che cercherà di portare in questa campagna elettorale l'orgoglio di che cos'è l'Emilia Romagna, ma anche le proposte concrete e precise per cercare di fare ancora meglio. La destra racconta un'Emilia Romagna che non esiste, l'Emilia Romagna in cui non funziona nulla, un'Emilia Romagna che non è quella che riconoscono neanche i loro elettori. Noi al contrario proponiamo un'Emilia Romagna orgogliosa ma concreta, pragmatica, che propone soluzioni ai problemi, che si pone le sfide del nostro tempo, che sia la qualità dell'aria, che sia la difesa del territorio, che siano le nostre proposte sulla salute, e quindi fino all'ultimo giorno lavoreremo per meritare la fiducia degli emiliano-romagnoli e delle emiliano-romagnole.
No al campo largo, ma nemmeno ad un'alleanza col centrodestra e stop alle decisioni calate dall'alto. A circa 30 giorni dal voto in Emilia-Romagna scoppia la polemica nel Movimento 5 Stelle. Un gruppo di attivisti imolesi chiede di mettere ai voti l'alleanza col PD, il cosiddetto campo largo, costituita in questi mesi dal candidato del centrosinistra Michele De Pascale. Quest'ultimo dice di non essere preoccupato. Sentiamo ancora De Pascale. In Emilia-Romagna la linea tracciata è molto chiara, la stiamo definendo, il Movimento 5 Stelle ha già ribadito che sarà parte ovviamente della nostra coalizione, che è una coalizione che nasce su un programma per l'Emilia-Romagna, cioè la particolarità, a differenza anche di altri temi, è che qui è stato fatto un lavoro programmatico molto intenso e nel mio caso comunque c'è anche un rapporto, diciamo, di fiducia che dura dal lavoro fatto insieme da anni, quindi non è, diciamo, è a livello regionale è un ingresso in maggioranza quello del Movimento 5 Stelle perché non c'era, ma nel rapporto con me è un rapporto che invece è nato da anni, quindi è un rapporto forte e consolidato. Quindi non teme scissioni nel Movimento 5 Stelle per questa vicenda? Ho detto così, io mi occupo di tenere insieme la mia coalizione, non mi occupo del dibattito interno alle singole forze politiche, questo diciamo non ce la potrei fare, diciamo, non seguo troppo neanche quello del PD, figuratevi quello degli altri. Dall'altra parte Elena Ugolini, candidata del centrodestra alla presidenza della regione, pensa che accanto all'aiuto dei più bisognosi, doveroso aiuto, serva un sostegno anche alle famiglie in cui i genitori prendono 1.200-1.300 euro al mese. Ugolini chiarisce anche il suo pensiero su aborto e legge 194. La regione Emilia-Romagna potrebbe far tanto per le famiglie, andando al di là delle politiche assistenziali per le persone povere, che giustamente ha sempre fatto. Occorre anche avere delle politiche familiari per chi ha un reddito medio-basso, penso alle persone che prendono 1.300-1.400 euro al mese e che facendo lavori diversi, l'infermiera, il poliziotto, il carabiniere, l'insegnante, l'educatore, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese se hanno un figlio, se hanno due figli, oppure se hanno un genitore con delle difficoltà, oppure una persona con disabilità. Noi dobbiamo aiutare questa fascia di persone e senza questo aiuto sarà impossibile andare contro l'inverno demografico che sta affliggendo la nostra regione. Io ho detto che la legge 194 è una legge dello Stato italiano che va rispettata e va applicata fino in fondo. Ho detto che se dei rappresentanti dei centri per la vita hanno titolo per entrare in un consultorio lo faranno, ma questo va deciso. E ho anche detto che a Forlì nel 2004 era stato fatto un protocollo tra il comune di Forlì ed Errani, era la presidenza della nostra regione, in cui si dava l'indicazione che all'interno del consultorio fosse l'assistente sociale a fare il primo colloquio con le persone che si recavano per chiedere un'interruzione volontaria di gravidanza. È un'esperienza molto bella di cui mi hanno parlato e che si può trovare parlando con le persone direttamente interessate o comunque facendo una ricerca. Ci spostiamo adesso nel quartiere Savena a Bologna, periferia. Non solo l'ex caserma Stamoto è occupata da sbandati e spacciatori, lì accanto c'è un ex albergo attualmente accessibile a tutti, dove trovano riparo appunto alcuni malviventi. Lo denuncia Forza Italia, vediamo. Nicola Stanzani, nell'area dell'ex Stamoto, che sappiamo tutti essere oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine, c'è un'altra struttura che in qualche modo sta dando problemi, secondo i residenti, secondo i cittadini. Parliamo della ex Hotel Villa Azzurra, che è proprio lì in Viale Felsina. Che cosa sta succedendo? Ma sta succedendo quello che abbiamo già visto accadere ad altri immobili comunali, quindi di proprietà del comune, ribadisco il concetto, abbiamo visto via Castelmerno 9, immobili in Viale Felsina lungo la ferrovia, diciamo al confine con via Guelfa, anche quelli comunali. Succede che viene occupato da sbandati, presumibilmente anche dediti a attività illecite, da quel che ci riferiscono quotidianamente i cittadini, documentando poi quello che vedono dalle loro stesse finestre, come accade per la Stamoto. Quindi l'hotel attualmente è utilizzato come hotel abusivamente da queste persone, che poi escono, si spostano tra la Stamoto e questi altri immobili e ovviamente mettono sotto scacco tutta questa zona della città. Si può fare qualcosa però?
Chiaramente si può fare qualcosa, occorre assolutamente dare una destinazione d'uso che sia a servizio della cittadinanza, a servizio del quartiere, per quell'immobile e per gli altri immobili che ci sono in zona, sono del comune, spetta solo al comune decidere che destino darne e spetta al comune anche garantire la sicurezza di questi immobili. Purtroppo in quella zona i residenti sono in una situazione che peggiora di mese in mese, gli interventi della Polizia di Stato, dei Carabinieri sono all'ordine del giorno, ogni giorno c'è praticamente un intervento delle forze di pubblica sicurezza all'interno della Stamotto e fuori della Stamotto, come abbiamo visto anche a Villa Azzurra negli scorsi giorni. È chiaro che questo non basta, quella zona va riqualificata, va portato avanti con forza il percorso di riqualificazione della Stamotto. Ci spostiamo adesso a Pianoro, dove il Comune comunica quanto è stato fatto dopo i primi 100 giorni, trascorsi 100 giorni dall'elezione di Luca Vecchiettini a sindaco di Pianoro. Il bilancio dei primi 3 mesi della giunta civica è facilmente estraibile dal numero di Pianoro Informa, il bollettino comunale, oltre 200 km di sfalci per strade in sicurezza, affidamento della sostituzione delle luci dello stadio Dainesi con prodotti a LED di ultima generazione, poi ancora asfaltatura già realizzata sulla Futa e un piano straordinario di nuove asfaltature da 600.000 euro da fare quando la stagione lo permetterà e tanto altro, appunto, riferisce la nota. Passiamo adesso al basket. Serie A torna a vincere la Virtus Bologna e lo fa in casa di Venezia. Una vittoria importante soprattutto per il morale della squadra che ha davanti una settimana cruciale, abbastanza, quasi cruciale, diciamo così. Vediamo il servizio di Matteo Orsolan. Dopo neanche 48 ore dalla sconfitta di Eurolega contro la SVEL Villarban, arriva il riscatto della Virtus Bologna, che vince in casa della Rayer Venezia 76-68. Una vittoria che è arrivata senza brillare, ma che era importantissima per scacciare la crisi momentanea, sopraggiunta con il brutto KO in terra francese. Guidata da Tornike Shengelia, il miglior realizzatore bianconero di serata, autore di 17 punti, la Virtus sbanca Venezia dopo un primo tempo in controllo, chiuso in vantaggio 43-31. I lagunari sono entrati nella partita con 4 infortuni importanti, ai quali si è aggiunto quello di Casarin nel primo quarto. Invece, chi non doveva giocare era proprio Amedeo Tessitori, ex virtussino, che ha fatto una bellissima partita, nonostante una caviglia malandata. Ed è proprio lui il protagonista del rientro di Venezia nel terzo quarto, fino al meno 6, sfruttando il solito calo fisico di concentrazione delle V-nere nella ripresa. Gli Orogranata arrivano addirittura a sole 2 lunghezze di svantaggio nel quarto periodo, poi sale in cattedra il Giorgiano. Tocco Shengelia scaccia nuovamente indietro Venezia, permettendo alla Virtus di vincere 76-68, nonostante una prestazione di squadra non convincente con alcuni elementi ancora sottotono. Insieme a Trieste, la squadra di coach Luca Banchi è imbattuta in campionato, con 3 vittorie in altrettante partite. Ma è già tempo di pensare ai prossimi impegni di un calendario fittissimo. Banchi dovrà dosare bene le energie dei suoi, impegnati martedì in casa contro lo Zalgiris Kaunas e venerdì nel Principato contro il Monaco. Vittoria esterna anche per la Fortitudo Bologna nel campionato di A2. Sul campo dell'imbattuta Cremona la Fortitudo gioca una partita praticamente perfetta, conducendo nel punteggio dall'inizio alla fine e chiudendo 79-70. Kenny Gabriel è il miglior realizzatore dei bianco-blu con 22 punti. Ora la squadra di Davis e Cagnardi si prepara già per il derby infrasettimanale contro Cento, ospite al Paladozza mercoledì. Con la Fortitudo è tutto, il nostro telegiornale si chiude qui. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.